La prospettiva è Orban, no? Stavo per dirlo, questa è deriva orbaniana. Allora, attenzione, Orban è al centro del problema. Salis. E Giorgia Meloni va da Bruno Vespa e dice così. Devo segnalare che a differenza di quello che molto spesso si è scritto in Italia, anche in Ungheria c'è l'autonomia dei giudici e diciamo i governi non entrano nei processi, quindi questo non è oggetto di quello che di cui io posso parlare oggi con il primo ministro ungherese. Dice, aggiunge, do you know, do you know stato di diritto? Sì, allora, l'ho sentito inorridito, devo dire la verità, inorridito, perché do you know stato di diritto applicato a un paese come l'Ungheria, che è sotto accusa in Europa per aver violato lo Stato di diritto, manipolando la Costituzione proprio per mettere la mordacchia ai giudici, è una menzogna. Ha detto una menzogna. Allora, perché in Ungheria quello Stato di diritto non c'è. Dimmi un ultimo particolare perché arriveremo. In qualche modo è rivendicato da Orban. No? Noi siamo una democrazia, certo, ma il liberale. Certo, ci mancherebbe. Democrature si chiamano.